Smascherare qualcuna delle tante invenzioni, favole, come si dice in gergo, bufale, che circolano nella nostra cultura e oggi nello specifico, parlando di Medioevo, ce n'è finché si vuole. Ferdinando Nicosia, che mi ha introdotto, ne ha accennata qualcuna di quelle che sono più conosciute dagli addetti ai lavori, perché diciamo è più di noi addetti ai lavori preoccuparci del fatto che sui manuali scolastici c'è il disegnino della piramide feudale con i vassalli, i valvassori e i valvassini, e siamo solo noi che soffriamo perché sappiamo che in realtà non è mai esistita. Ma ci sono anche tante cose su cui noi addetti ai lavori magari ce ne preoccupiamo anche meno, che però circolano e fanno parte dell'immaginario collettivo attribuite al Medioevo e che invece sono vere e proprie invenzioni. Oggi dunque io proverò a accennare con voi a tre, come fare a definirli? Bufale non mi piace, non è abbastanza accademico, per quanto andrebbe benissimo. A tre racconti, a tre cose, non è un granché cose, ma diciamo a tre cose che tutti o quasi associano al Medioevo. E vi dico fin d'ora quali sono, così avete chiaro l'andamento complessivo di questo discorso. La prima è forse oggi un po' in decadenza, non è più così conosciuta, è stata popolarissima nell'Ottocento, l'idea dei terrori dell'anno 1000. La seconda cosa invece è molto conosciuta ancora oggi ed è lo Ius Prime Noctis. E la terza cosa, credo sia anch'essa abbastanza conosciuta, ed è l'idea che nel Medioevo credessero che la terra sia piatta. Tutte e tre queste cose, come vedrete, sono, direbbe un medievista come noi, calunnie. Ecco, il Medioevo non, la gente del Medioevo non se lo merita, che si creda che loro potessero vivere in un mondo immaginario di quel tipo, ma le vedremo con calma una per una. La prima dunque sono i terrori dell'anno 1000. Vedevo qualcuno che annuiva, ma per chi eventualmente non ha annuito, la leggenda dei terrori dell'anno 1000 parte dall'idea che da qualche parte, a un certo punto, qualcuno nel mondo cristiano, non si sa bene chi, avrebbe detto 1000 e non più 1000, cioè dopo 1000 anni arriverà la fine del mondo. 1000 anni da cosa? Si sarebbe da discutere anche di quello, naturalmente. Ma sulla base di questo detto, che qualcuno attribuisce addirittura a Gesù, in realtà non si trova da nessuna parte l'origine di questa cosa, sulla base di questo detto, a un certo punto gli storici hanno cominciato a dirsi, figuriamoci che paura aveva la gente quando è arrivato l'anno 1000. Intanto si sa, erano secoli bui, superstiziosi, tenebrosi, la gente alla fine del mondo già un po' se l'aspettava comunque, figuriamoci quando è arrivato l'anno 1000. E così gli storici hanno cominciato a scrivere, a insegnare che all'arrivo dell'anno 1000 il mondo si è fermato. Proprio all'arrivo dell'anno 1000 nel senso, diciamo, cos'è oggi, il 20 febbraio? Ecco che il 20 febbraio del 999 magari qualcuno cominciava già a avere un po' di problemi. Nell'estate del 999 la preoccupazione cresce, il 31 dicembre del 999 erano tutti terrorizzati, tutti chiusi in casa o meglio ancora in chiesa a pregare, sicuri che il mattino dopo il mondo sarebbe finito. Questa cosa ve l'ho riassunta io e ho fatto male in realtà, perché ci sono dei testi che adesso vi citerò, testi autorevoli, che raccontano questa cosa molto meglio di come l'ho raccontata io. Carducci. Il Carducci nel 1868 scrive i suoi discorsi sullo svolgimento della letteratura nazionale, una sintesi cioè della letteratura italiana. E comincia con i terrori dell'anno 1000. Beh, voi sapete, l'abbiamo fatto tutti a scuola, la letteratura italiana nasce nel Medioevo, nasce nel XIII secolo, e dunque dopo il 1000. E allora Carducci nell'Ottocento, vivendo in un'epoca che ai terrori dell'anno 1000 ci crede pienamente,
trova logico cominciare, è un buono spunto, è una bella idea, quando uno deve scrivere un libro deve trovare anche il punto di partenza. Carducci decide, partiamo dai terrori dell'anno 1000. Sentite Carducci, vi immaginate il levar del sole nel primo giorno dell'anno 1000? Questo fatto di tutte le mattine, ricordate che fu quasi miracolo, fu promessa di vita nuova per le generazioni uscenti dal secolo X. E poi Carducci ricorda appunto, nel corso del X secolo, pestilenze, carestie, guerre, profezie che annunciavano la fine del mondo. Tutti, e qui di nuovo Carducci, tutti insieme questi terrori, come nubi diverse che aggroppandosi fan temporale, confluirono sul finire del millennio in una sola e immane paura. 1000 e non più 1000, aveva secondo la tradizione detto Gesù. Ecco, è colpa del Carducci. È il Carducci, credo, il primo che dice che questa cosa l'ha detta Gesù. Non c'è da nessuna parte, ma comunque. E che e poi la parte migliore è quella in cui Carducci si immagina tutta la gente che la sera del 31 dicembre si è chiusa nei monasteri e nelle chiese a pregare, a singhiozzare, che faccia fanno quando il mattino dopo spunta il sole e non è successo niente. E che stupore di gioia e che grido salì al cielo dalle turbe raccolte in gruppi silenziosi intorno ai manieri feudali, accosciate e singhiozzanti nelle chiese tenebrose e nei chiostri. Qui c'è tutto anche l'anticlericalismo, naturalmente ottocentesco, no, del Carducci. Quando il sole si levò trionfale la mattina dell'anno 1000. Voi capite, è un passo meraviglioso, eh? E capite come funziona bene? Non c'è stata la fine del mondo e quindi la gente si sveglia e comincia a darsi da fare e il Medioevo diventa meno tenebroso e nasce la letteratura italiana, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto perché quel giorno non è finito il mondo. Vi faccio ancora un esempio, ma sì, dai, ve lo faccio. Tanto per far vedere che non è tutta colpa solo del Carducci. Vi cito un passo stavolta di uno storico, perché dopo tutto il Carducci è uno storico a suo modo, tutta la sua attività anche di poeta è calata nella storia, però comunque è un letterato ed è un poeta innanzitutto. Ma gli storici di mestiere, quelli che facevano il mio mestiere, cosa scrivevano e cosa insegnavano nell'Ottocento? Vi cito uno storico francese, non notissimo, Lavallée, allievo però di Michelet, allievo del più famoso storico francese dell'Ottocento. La credenza nella fine del mondo, credenza che sembrava giustificata dalle pesti, le carestie, le calamità di ogni genere che desolavano l'Europa, provocava una atonia universale. Tutto era ghiacciato di paura nell'attesa del giorno fatale, ogni impresa era cessata, ogni movimento si era bloccato, non c'era più né speranza né avvenire. Si raddoppiava il fervore religioso, ci si ammassava nei conventi, si donavano i beni alla Chiesa e da tutte le parti si udiva questo grido lugubre: la fine del mondo si avvicina. Questo dunque è quello che credevano storici e letterati dell'Ottocento. Poi direte, ci ha già detto che non è vero, quindi non c'è nessuna suspense, ma andiamo un po' a vedere, come facciamo a sapere se è vero o non è vero? Ci sono tanti modi di controllare. Un modo è di andare a vedere cosa faceva davvero la gente il 31 dicembre del 1999. Può sembrare un'impresa azzardata, è passato tanto tempo. Tuttavia qualche documento dell'epoca ci è arrivato. Documenti ufficiali, documenti notarili. Allora io per puro caso vi posso dire cosa faceva il Papa, Papa Silvestro II, il 31 dicembre del 1999. Perché c'è un documento ufficiale, è una concessione. Il Papa è il capo della Chiesa, è il capo di una grande amministrazione.
continuamente vengono a chiedergli delle cose, privilegi, concessioni. Il 31 dicembre dell'anno 999 Papa Silvestro II ha concesso un privilegio a un grande monastero tedesco, il monastero di Fulda, perché l'abate era venuto a chiedergli di confermare una serie di diritti del monastero. Il 31 dicembre del 999 Papa Silvestro concede questo privilegio all'abate di Fulda, a te e ai tuoi successori. Sono già sicuri che ci saranno anche i successori. A patto, il Papa chiede qualcosa in cambio, che in futuro nessun abate sia eletto senza farsi confermare dal Papa. Quindi all'abate di Fulda, quel 31 dicembre, il Papa dice, va bene, i privilegi ve li confermo, ma in futuro però, quando i tuoi monaci eleggeranno l'abate, deve venire a Roma a farsi confermare dal Papa. In cambio anche di una certa somma, un canone annuo, che il monastero di Fulda dovrà pagare in futuro al papato, ogni anno. Dunque, Papa Silvestro II, quel 31 dicembre, tutto aveva per la testa, meno il fatto che a mezzanotte il mondo sarebbe finito. Era evidentemente l'ultimissimo dei suoi pensieri. Forse il Papa era uno scettico. Dopotutto Papa Silvestro II era un famoso intellettuale, uno studioso, può anche darsi che lui fosse al di sopra di queste cose, che invece la brava gente il terrore dell'anno 1000 ce l'avesse. Cosa faceva la brava gente, non dico il 31 dicembre, che sarebbe chieder troppo, ma nell'anno 999? C'è qualche documento? Ho cercato uno di Pavia rapidamente, così non l'ho trovato, ma ne ho trovato uno di Tortona. Non siamo tanto lontani. A Tortona, a un certo punto, nell'anno 999, due fratelli, Adalberto Prete e Erenzone, prendono in affitto una terra da un monastero di Tortona, San Marziano. Prendono in affitto questa terra con un contratto scritto. Contratti scritti non si usavano più in tutta Europa a quell'epoca, quando si dice secoli oscuri, ecco, noi ogni tanto fra specialisti ci diciamo non erano così oscuri come si diceva, però per noi un po' lo sono, perché di materiale ce n'è poco, di fonti ce ne sono poche, vediamo poco, però qualche documento ogni tanto c'è. In Francia era ben difficile che un contadino che prendeva in affitto una terra si preoccupasse di trovare un notaio e fare un contratto scritto. In Italia si faceva. E dunque noi li abbiamo questi contratti. Erano contratti che si chiamavano, divago un attimo, libelli, che vuol dire libretti, libriccini. Il contadino, contadino grosso che prende in affitto parecchia roba, ha il suo bravo libriccino dove l'abate gli ha garantito l'affitto di queste terre. I due fratelli di Tortona prendono in affitto queste terre nell'anno 999. E qui vi devo preparare. Nelle nostre campagne, fino a un po' di tempo fa, la modalità più comune delle affittanze erano affittanze a brevissimo termine, la mezzadria. Ogni anno si cambia, no? Il mezzadro affittava per un anno e poi si vedeva, affitti brevi quindi. L'epoca di cui parlo non aveva ancora scoperto questo modo particolare di spremere i contadini. Ti faccio l'affitto per un anno e poi se non sono contento ti caccio via e prendo un altro. Nell'epoca di cui parlo, intorno all'anno 1000, la preoccupazione dei padroni era piuttosto: contadini ce n'è pochi, se questo qua mi va via ne trovo un altro che mi coltiva la mia terra. Meglio garantirsi, trattarlo bene e garantirsi che rimane a lavorare per me. Quindi i contratti all'epoca erano abbastanza di lunga durata. Ecco perché nell'anno 999 questi due fratelli di Tortona prendono in affitto le terre del monastero per i prossimi 29 anni. Ogni anno pagheranno un terzo del raccolto, metà del vino e così via. E proprio per garantirsi si stipula anche che se prima di quei 29 anni i monaci volessero riprendersi le terre che gli hanno dato, dovranno pagare una penale. Eccone degli altri che nel 999 a tutto pensavano meno
anche al fatto che stava arrivando la fine del mondo. Ma dunque nei documenti di quell'anno non si parla mai della fine del mondo? In realtà un documento dell'anno 999 in cui c'è un riferimento alla fine del mondo è saltato fuori. È un diploma dell'imperatore Ottone III, anche questa è una concessione a un monastero. Voi capite perché tutti questi documenti di cui faccio un'altra digressione, soltanto un attimo, capite perché sono tutti documenti di monasteri? Perché quando un brav'uomo compra una terra dal suo vicino di casa, fanno magari il documento, ma hai voglia che quel documento arrivi fino a noi, oggi? Basta che la famiglia si estingua, si sparisce tutto. Un documento che riguarda un monastero, il monastero c'è ancora. Tu vai e in soffitta il monastero ha i documenti che ha accumulato nei secoli e nei secoli. Ecco perché questi documenti riguardano tutti i monaci. Allora, nell'anno 999 l'imperatore Ottone III fa una concessione, il 3 ottobre, fa una concessione al monastero di Farfa. Grande monastero italiano, laziale. Cosa vogliono i monaci di Farfa? Vogliono delle garanzie, perché quello è un monastero sotto protezione imperiale. Sembra una bella cosa essere sotto protezione imperiale, ma gli imperatori a volte con i loro monasteri sono molto disinvolti. È già capitato in passato che l'imperatore dice a un suo amico: sai, vuoi davvero andare in pensione? D'accordo. Ti nomino abate di quel monastero, vai lì, il monastero è ricchissimo, te la godi, ci sono un sacco di soldi, non è che devi farti monaco, non disturbarti assolutamente, vai lì e fai l'abate e basta. Ai monaci queste cose seccano un po', quindi i monaci di Farfa chiedono all'imperatore la garanzia che questo monastero non sarà mai più concesso a nessuno in questi modi sgradevoli. L'imperatore lo concede al predetto monastero. Abbiamo concesso che mai più, in eterno, mai, quel monastero sarà dato in beneficio da noi o dai nostri successori, ma rimanga sempre in uso pubblico. Mai, mai più, in eterno, sempre i nostri successori. Siamo nell'ottobre del 999. Se qualche papa o imperatore nostro successore soggiogherà quel monastero a qualche persona, sappia che dovrà renderne conto insieme a noi nel ritorno di Cristo, quando verrà a giudicare il secolo nel fuoco. E dunque, che Cristo prima o poi verrà a giudicare il mondo nel fuoco, certo che succederà, prima o poi, c'è scritto, loro lo sanno che succederà. Chissà quando, certo non adesso, in futuro sappiano tutti i futuri papi e imperatori che c'è sempre quella cosa che gli pende addosso. Adesso nel 999 sembra evidentemente lontanissimo. Allora a questo punto uno si chiede anche, ma com'è? Se non ci sono, e potrei continuare, ma non ce ne sono, testimonianze che dicano che in quel benedetto anno 1000 tutti erano terrorizzati, com'è che è nata questa cosa? Vi spiego anche com'è nata rapidamente. Non è particolarmente divertente, anzi è un po' inquietante. Fa vedere come nascono le bufale, insomma, per aggregazione successiva. XII secolo, 150 anni dopo, passato un sacco di tempo dall'anno 1000, un monaco, cronista, legge le cronache dell'epoca, vede c'è stato un terremoto nell'anno 1000 e nel 1002 c'è stata un'apparizione e nel 1014 una carestia. A poco spazio, nell'anno 1000 ci furono terremoti e prodigi. Un altro monaco ancora un po' dopo, è vero, nel 1014 c'è stata una carestia, un'altra cronaca di quell'epoca dice che nel 1010 c'è stata un'eclisse. Il monaco di cui vi parlo adesso, cronista, che scrive 200 anni dopo, cioè un immenso tempo dopo, ha voglia, non è Carducci, ma ha voglia anche lui di ricamare un po'. E quindi dice, nel 1010,
non nel 1000, non gli è venuto in mente il 1000, ma nel 1010, che in particolare ci fu l'eclisse, quell'anno appunto ci fu l'eclisse e molti ebbero paura che il mondo finisse. Più o meno se l'ha inventato lui, ma insomma è una nota di colore, non lo legge nessuno questo cronista. Passano i secoli, nessun altro parla di questa cosa. Poi nel Rinascimento un cronista tedesco, il Trithemius, scrive degli annali, anche lui copia da cose vecchie, trova qui eclissi, carestie, ah vedi questo dice che avevano paura, e ti credo che avevano paura, certo, mille non più mille. E il Trithemio è il primo che scrive definitivamente: all'avvicinarsi dell'anno 1000 la gente terrorizzata temeva che finisse il mondo. Alla fine del 500 un grandissimo studioso, il Baronio, uno dei fondatori della storiografia moderna, il cardinale Baronio, sta raccontando quei tempi bui del Medioevo. Ormai a fine 500 sono convinti che il Medioevo erano stati tempi bui, anzi il Baronio, lo dico per voi che avete pensato questo titolo, quando il secolo si fa meno buio, il Baronio è quello che inventa l'espressione seculum obscurum per parlare del secolo dell'anno 1000. E il Baronio a questo punto è sicuro: all'avvicinarsi dell'anno 1000, terrore, paura, panico, fine del mondo e così via. Lo dice il Baronio, volete che non sia vero? Fine, da quel momento è rimasta. Poi potrei raccontarvi com'è che nel Novecento è stata smontata, ma insomma, passiamo oltre. La prossima è una cosa ancora più annunciata prima, è una cosa ancora più conosciuta nella nostra cultura di oggi. Terrore dell'anno 1000 non ci fanno i film. Sullo Ius Primae Noctis invece i film li fanno, e come? E ci fanno i grandi romanzoni storici di grande successo che vendono i milioni di copie, che invidia fra l'altro. Allora, chissà quanti di voi hanno letto La cattedrale del mare di Ildefonso Falcones, grande romanzone ambientato nella Catalogna del XIV secolo. Qual è la scena iniziale di questo romanzone del 2007 che ha venduto milioni di copie? Scena iniziale, c'è il matrimonio di un contadino, ci sono tutti i contadini festanti che fanno il pranzo nell'aia, arriva a cavallo il signore con i suoi amici e con i suoi sgherri, il signore si invita al matrimonio, comincia a bere, comincia a mangiare, vede la sposa, carina la sposa, pretende che venga lei a servirgli da bere, lei costretta a dargli da bere, chinarsi davanti a lui, un po' scollata, c'è tutta questa scena pruriginosa, e poi quando ha ben bevuto il signore salta su, la prende per un polso la sposa e grida allo sposo: in virtù del diritto che come tuo signore mi spetta, ho deciso di giacere con tua moglie nella sua prima notte di nozze. Dopodiché la trascina senz'altro in casa, la violenta, e i contadini sono tutti fuori che nessuno osa protestare perché è un suo diritto. Non se lo ricordavano tanto, bisogna che il suocero, il vecchio, ricordi al figlio che è il marito e anche al lettore evidentemente, e dice sì no, è un diritto, fa parte del sistema feudale, la servitù della gleba, e il signore può giacere con la moglie del suo vassallo la prima notte di nozze. Quindi per gli autori di romanzi storici è una grande risorsa, ma anche per gli sceneggiatori di Hollywood naturalmente. Tanti di voi avranno letto La cattedrale del mare e tanti di voi avranno visto Braveheart con Mel Gibson, la storia dell'eroico scozzese, ecco, ricordate? Come si mette in movimento la rivolta dell'eroico scozzese contro i cattivi inglesi? Si mette in movimento perché il malvagio re d'Inghilterra non sa come domare gli scozzesi, questo popolo ribelle, e finalmente al re d'Inghilterra viene una grande idea. Battuta del re d'Inghilterra dal film Braveheart. Il guaio con la Scozia è che è piena di scozzesi. Forse è venuto il momento di ristabilire un'antica consuetudine. Concediamo la prima notte. Nell'originale
in latino, grant them prima nocte, che suona, capite, particolarmente tenebroso. Quando una qualunque ragazza del popolo che abita in quei paesi si sposa, i nostri nobili avranno diritti sessuali. Sentite come suona medievale questa frase dello sceneggiatore. I nostri nobili avranno diritti sessuali su di lei nella notte del suo matrimonio. È chiaro che senza le ius prime noctis saremmo in gravi difficoltà. L'arte del romanzo storico e l'arte del film ambientato nel Medioevo non ci avrebbero dato molti capolavori se non ci fosse lo ius prime noctis. Il riferimento del re d'Inghilterra nel film Braveheart ha questo di interessante, che probabilmente traduce una piccola riserva mentale degli sceneggiatori, del tipo, ma davvero facevano queste cose? E infatti il re d'Inghilterra dice: ristabiliamo un'antica consuetudine, ecco. E infatti, siccome la consuetudine non c'è più ma viene ristabilita, ecco che gli scozzesi si ribellano e la trama si mette in movimento. Questo è interessante perché lo ius prime noctis è presente non nella memoria collettiva ma nelle storie che in molti paesini italiani vengono raccontate sull'origine del paese o comunque sul passato medievale del paese. In altre parole, ci sono molti comuni italiani dove, se uno va a vedere, anche semplicemente cliccando su internet sul sito del comune dove c'è scritto storia, si vede che nella storia di quel paese c'è il racconto di una rivolta degli abitanti contro un malvagio feudatario, raramente sostituire feudatario governatore spagnolo o qualche cosa del genere, il quale ha voluto introdurre lo ius prime noctis. È diffuso, ci sono elenchi di questi paesi, c'è in tutta Italia, al sud Sant'Agata di Puglia, Rocca Scalegna in Abruzzo, al centro a Fiuggi, al nord in Liguria, Montalto Ligure, Onzo, e per ragioni che poi proveremo a spiegare, il tema è diffusissimo in Piemonte. Crescentino, San Giorgio, Brosso, Nizza Monferrato, Rocca Grimalda, Fossano, Cuneo, Ivrea, anche città in Piemonte, hanno nella loro tradizione questo racconto di questo momento epocale in cui gli abitanti si sono ribellati contro il malvagio feudatario che voleva introdurre o che pretendeva lo ius prime noctis. Il carnevale di Ivrea, avete presente, quello delle arance, ecco, è la battaglia per salvare la bella mugnaia dalle brame del cattivo governatore. Allora, anche qui abbiamo modo di verificare cosa c'è di vero in tutto questo. Certo che abbiamo modo di verificare. Ci sono tante verifiche possibili. Per esempio, abbiamo visto che l'argomento fornisce soggetti fantastici a sceneggiatori e romanzieri. Uno potrebbe pensare che uno come Boccaccio, per esempio, visti i suoi gusti e il suo stile, avrebbe potuto essere interessato a questa faccenda. E quando dico Boccaccio perché fra noi, come dire, lo conosciamo, ma tenete presente che la letteratura medievale è ricchissima di novelle, possono essere interi, come dire, un corpus di novelle, 100 come quelle del Boccaccio, o 100 come le 100 novelle nuove francesi del 400, il Novellino, oppure possono essere opere indipendenti come i Fabliaux francesi, qui faccio riferimento a qualcosa che forse solo i dottorandi di filologia conoscono, ma i Fabliaux francesi sono poemetti in rima del 200 che hanno molte caratteristiche in comune con la novellistica. Una caratteristica comune di tutta questa letteratura medievale, e non quindi tipica solo del Boccaccio, ma invece comune a tutta questa letteratura del 2, 3, 400, è l'estremo interesse per il sesso. L'estremo interesse per le storie scabrose che si possono trasformare in tragedia oppure in barzelletta, l'estremo interesse per il problema del rapporto fra sesso e potere, come fa il fidanzato a evitare che il ricco signore, oppure come, mi spiego, ecco. Allora, uno direbbe, ragazzi, avevate lo ius prime noctis in casa,
ci sarà un autore medievale che ha scritto una novella su come il cattivo signore voleva lo Ius Primae Noctis e la bella mugnaia è riuscita a fregarlo? Ce ne sarà uno? No, non c'è. Non ce n'è neanche uno. C'è di tutto: il prete innamorato, il ciabattino e il borghese, la moglie del mercante, tutto quello, principi, conti, signori, ecclesiastici, vescovi, si fa sesso in tutti i modi, da tutte le parti, con la violenza, con la corruzione, con la persuasione, ma dello Ius Primae Noctis non c'è mai la minima traccia. C'è perfino una novella nel 400 in Francia, in questa raccolta delle 100 novelle nuove. La novella racconta la seguente storia. Un conte, a cui piacciono le ragazze, e che tiene dei domestici che devono segnalargli quelle carine, viene informato che in un villaggio che gli appartiene c'è una ragazza particolarmente carina. Il conte va a dare un'occhiata. La ragazza effettivamente è carina. Gli viene una gran voglia. A questo punto il conte le manda un mezzano. Le manda un intermediario che dice alla ragazza: sai, il signore ti ha notata e se sei una ragazza intelligente, hai già capito, dipende solo da te, il signore può fare la tua fortuna, quella della tua famiglia. La ragazza gli fa rispondere che è pronta a servirlo in tutto, perché lui è il suo signore. È pronta a servirlo in tutto, salvo il suo onore. Ma se volevano chiederle qualcosa contro il suo onore, che aveva caro come la vita, allora dichiarava di non conoscerlo neanche, il signore. Il conte ci rimane un po' male. Uno dice: ma non puoi tirar fuori la pergamena dello Ius Primae? Niente, lo Ius Primae Noctis non ne ha mai sentito parlare, il conte. Quindi alla fine va a cercare la ragazza sperando di trovarla da sola, la trova da sola, che è lì che taglia l'erba, e a questo punto fa come fanno i cavalieri medievali in questi casi. Le dice: adesso sei qua, non mi scappi, mi dispiace, è meglio che fai la brava, comincia a calarsi i calzoni, anzi se li apre soltanto. La ragazza, perché tutto il succo di una novella sta nell'astuzia con cui si riesce a uscire dalle situazioni scabrose, la ragazza gli dice che vabbè, allora ci sta, visto che tanto di fronte alla forza non ci può far niente, ci sta. Però per piacere gli dice, dato che lui si è appena aperto la cerniera, ecco, devo entrare nei dettagli perché lo svolgimento lo richiede, e la ragazza gli dice: però questi pantaloni, insomma, sono un po' scomodi, per piacere togliteli. Sono cose che si fanno in fretta di solito, no? Uno non sta a togliersi, anche perché nel 400 si usano certi pantaloni aderentissimi, strettissimi, che si fa una gran fatica a metterli e a toglierli. La ragazza dice: per piacere, togliti i pantaloni almeno. Il conte dice: va bene, dai, me li tolgo, ti aiuto, ti aiuto. Comincia a calargli i pantaloni, strettissimi. Quando è arrivata a metà, salta su e gli fa ciao e se ne va. Il conte salta in piedi, capitombola, non può correre, ha i pantaloni che vanno giù da tutte le parti e quindi rimane lì scornato. Dopodiché, essendo un uomo di spirito, si mette a ridere, perdona la ragazza per la sua irriverenza e anzi le fa fare poi un bellissimo e nobile matrimonio. Ora, questo dettaglio del nobile matrimonio potrebbe metterci in sospetto che sia poi successo qualcosa nel frattempo che il narratore non ci racconta. Ma quello che è sicuro è che nessuno di loro ha mai sentito parlare dello Ius Primae Noctis, né il narratore, né il suo pubblico, né i suoi personaggi. Poi direte: questa è letteratura, abbiamo modo di fare altre verifiche? Certo che abbiamo modo. Lo Ius Primae Noctis è presentato dai moderni come un diritto. Questo è il punto, e tutto sta in questo, perché che un signore volentieri andasse a letto con le ragazze della sua signoria è ovvio, così come è ovvio che un industriale dell'Ottocento andava a letto con le operaie, su questo non ci sono dubbi. Ma la peculiarità dello Ius Primae Noctis sta in questa idea di una società che riconosce un diritto protetto dalla legge. Abbiamo modo di sapere se i contadini si lamentavano dei loro signori? Certo che abbiamo modo, i contadini del Medioevo si lamentavano enormemente dei loro signori.
e quando ne avevano veramente troppo delle oppressioni che subivano da parte dei signori, avevano diverse alternative. Una era verso la fine del Medioevo, quando ormai c'erano poteri più grossi, andare a Milano dal signore di Milano e chiedergli di fare giustizia, o dall'imperatore, dal re, a seconda di dove ti trovi. Un'altra possibilità era andare dal signore con un sacchetto di fiorini e dire: senti, noi avremmo risparmiato un po' di soldi, vogliamo metterci a un tavolo e discutere, perché ci sono un po' di cose che non ci vanno bene in questa signoria. Quando non andava bene niente, l'ultima alternativa era dare l'assalto al castello, sgozzare il signore e tutta la sua famiglia, dar fuoco a tutto e poi sperare in Dio. Anche in quel caso in genere poi si producevano innumerevoli scartoffie, perché c'erano poi processi, controprocessi. Tutte queste lamentele sono benissimo documentate. In moltissimi casi nel Medioevo noi abbiamo appunto corposi memoriali di avvocati dei contadini del tale villaggio che si lamentano che il signore, siccome li considera suoi servi, pretende da loro questo, quest'altro, quest'altro. Abbiamo innumerevoli casi in cui i contadini di un villaggio e il signore si mettono d'accordo, chiamano un notaio e cominciano a scrivere. Il signore rinuncia a questo, a quest'altro e a quest'altro, quell'altra cosa la diminuisce, quella cosa là invece rimane, in cambio di soldi. Tutta questa documentazione ci offre un quadro ricchissimo dei mille motivi che un contadino medievale poteva avere di essere seccato per come lo trattava il signore. E devi pagare l'imposta, il fodro, tutti gli anni, e devi pagarne un'altra, la taglia. Quando va male la taglia ha misericordia, che vuol dire il signore prende quello che vuole, poi può, per buon cuore può lasciarti qualcosa. La roida, che vuol dire il signore ha bisogno di 10 carretti per trasportare il suo vino in città, tu e tu, prendete il vostro carretto, il vostro bestiame e portate gratis la roba del signore in città. La custodia, il signore ha un castello con una torre da cui si vede molto lontano, ci vorrà un uomo su quella torre che guarda per vedere se c'è qualche pericolo? Gli abitanti devono fornirlo quell'uomo, gratis. Le tasse da pagare in mille casi, è morto il babbo, i figli ereditano. Sì, ma dice il signore, la roba è mia, io ve la lascio ereditare, ma pagate. La ragazza si deve sposare, ma sposa uno di un altro paese. Sì, dice il signore, ma dovete chiedermi il permesso, io ve lo do il permesso, ma bisogna pagare. Due fratelli hanno ereditato, vogliono dividersi, pagare. Allora, abbiamo infinite testimonianze di quanto potesse essere pesante il controllo signorile sui contadini. Non c'è nessuna suspense, avete già capito dove va a finire. Non c'è nessuno di questi documenti, nessuno mai, che faccia il minimo accenno allo ius prime noctis. Nella zona di Ivrea, dove ancora oggi il carnevale celebra la rivolta contro il feudatario cattivo, alla fine del 300 c'è stata una grande rivolta contadina. Noi abbiamo una documentazione ricchissima, i contadini della zona di Ivrea si sono ribellati contro i loro signori e a un certo ci sono scappati dei morti, alla fine sono stati sconfitti, ci sono stati degli impiccati, poi lunghi negoziati, qualcosa hanno ottenuto. I contadini della zona di Ivrea hanno fatto tutto questo perché quando un contadino in quella zona moriva, il signore pretendeva di ereditare lui le sue terre e per lasciarle agli eredi voleva che pagassero una quota del valore. Questa cosa agli abitanti del Canavese dava un tale fastidio che a un certo punto ci sono scappati i morti, parecchi. Dello ius prime noctis non gli importava niente, non lo menzionano neanche di sfuggita. A questo punto qualche dubbio comincia a venire. E naturalmente, come sempre, la cosa da fare è andare a vedere. Quando si comincia a parlare di questa cosa? E si trova, è abbastanza chiaro quando si comincia a parlare di questa cosa. Si comincia a parlarne già alla fine del Medioevo. E si comincia a parlarne già alla fine del Medioevo come di una cosa dei brutti vecchi tempi.
Le primissime menzioni dello Ius Primae Noctis si trovano in cronache di luoghi come Cuneo, per esempio, che vi ho citato prima, di luoghi che hanno nel loro passato effettivamente l'origine della località o da una rivolta contadina o più semplicemente dal fatto che i contadini di parecchi villaggi a un certo punto si sono messi insieme, si sono liberati dai loro signori e hanno fondato una nuova città. Cuneo nasce così. A un certo punto alcuni villaggi vengono abbandonati dagli abitanti che si ritirano in un posto fortificato e creano una città. È ben conosciuta la nascita di Cuneo, si conoscono i negoziati fra questi contadini e i loro signori, alcuni signori ci sono stati anche loro, sono andati anche loro a vivere lì, altri hanno voluto dei pagamenti in cambio della libertà concessa ai loro servi di andare a vivere a Cuneo. Alla fine è andato tutto abbastanza pacificamente. Ma tre secoli dopo, anzi, alla fine del 400, per la prima volta nella storia c'è uno a Cuneo che scrive la storia di Cuneo. È un giurista, un avvocato. L'avvocato Re Baccini, alla fine del 400, scrive la cronaca di Cuneo. E cosa sa delle origini di Cuneo? Sa che è nata perché i contadini di molti villaggi si sono liberati dai loro signori. E chissà quei signori come erano cattivi, se i nostri antenati hanno dovuto ribellarsi contro di loro e hanno fondato Cuneo. Chissà cosa succedeva. E l'avvocato Re Baccini è un avvocato, è un eloquente, sa, come dire, difendere una causa. I nobili, per tirannia e non per giustizia, tenevano i sudditi, imponendo loro molti e diversi carichi. Toglievano le successioni che ai prossimi parenti appartenevano. E questa l'abbiamo vista, è vero, è una delle lagnanze dei contadini medievali. Da tutte le possessioni estorquevano decime, taglie e altre servitù. Di tutti i contratti rapivano la nona parte del presso. Sarebbe il prezzo, ma il buon Re Baccini, che normalmente parla piemontese, a fine 400 fa un po' fatica a scrivere in italiano. Scuotevano anche, riscuotevano opere dalle persone, dagli animali loro, tutto l'anno, senza discrezione. E fin qua sono tutte cose che i documenti medievali confermano precisamente. A questo punto l'avvocato Re Baccini ha preso il via e ci mette ancora una bella nota colorita. Finalmente, sottomettendo la ragion alla libidine e sensualità, defloravano le figlie dei sudditi e parimente le spose, persuadendo ai sudditi questa esser loro antica ragione e privilegio, lor concesso anticamente tra le regalie, cioè i diritti del re esercitati poi dai signori. Notate che in Piemonte sono particolarmente frequenti nel Medioevo queste vicende di fondazioni di nuove città da parte di contadini che si liberano dai signori e vanno a vivere insieme. Ecco perché poi in Piemonte sono particolarmente frequenti i luoghi dove col tempo la memoria collettiva ha rielaborato questa cosa nel senso dello Ius Primae Noctis. Ma non a caso ho insistito che il Re Baccini è un giurista, perché i giuristi del 4-500 sono i veri colpevoli collettivamente di questa invenzione. I giuristi del 4-500 vivono in un mondo diversissimo da quello medievale ormai. È un mondo dove c'è il potere statale che sta diventando quasi assoluto in certe zone e dove comunque c'è molto interesse per il potere statale e dove re e signori di città stanno demolendo il potere dei signori locali, dei signori feudali. Quindi, dal punto di vista del giurista, potere statale, cosa buona. Potere del signore, cosa cattiva, da superare, vecchia. Questi giuristi sono uomini colti, ma anche di una credulità infinita. Sono pronti a credere che nei brutti vecchi tempi medievali succedeva di tutto. E trovano nelle loro fonti il riscontro, succedeva davvero di tutto. I giuristi del 4-500 studiano i prelevamenti signorili che ormai sono spariti, sono rimaste le carte che ne parlano, hanno certi nomi, ve ne cito uno solo,
c'è un prelevamento che salta fuori in molti documenti francesi medievali che si chiama culagium. Ora, il culagium viene dal verbo francese cueillir, cioè raccogliere, è sinonimo di colletta. Colletta obbligatoria, ben inteso. È uno dei tanti termini che indicano semplicemente i soldi che gli abitanti devono pagare periodicamente al Signore. Ma voi capite, un giurista del Rinascimento, nel suo studio, pieno di libri, di quelli che medita su com'erano brutti quei vecchi tempi tenebrosi del Medioevo, su com'erano ignobili questi poteri signorili, e il giurista è pagato per dire che i poteri signorili vanno superati, perché adesso c'è il re, se Dio vuole, e il mondo è cambiato, e il giurista trova culagium. Oppure il giurista trova, vi faccio ancora questo esempio, che nella diocesi di Amiens, in Francia, alla fine del 300, c'è un grande processo che dura decenni, perché gli abitanti della città non vogliono più pagare al vescovo una tassa che si chiama la tassa della prima notte di matrimonio. Allora, voi capite? La tassa, certo, è normale nel Medioevo che quando hai un obbligo che ti dà fastidio, la prima cosa che proponi al Signore è dire: ma se io pagassi invece di dover fare quella cosa? Quindi in questo contesto la tassa della prima notte di matrimonio non può che sostituire un'altra cosa sgradevole che succedeva nella prima notte di matrimonio. E i giuristi dal 500 al 700, anzi anche all'800, a dire: guarda, anche i vescovo esigeva lo ius prime noctis. Poi uno va a studiare questo dossier, che non l'ho fatto io, l'hanno fatto altri per fortuna, memoriali di avvocati, tanto così di fogli, e scopre che nella diocesi di Amiens il vescovo a un certo punto aveva avuto la bella idea di dire ai cristiani: sapete, il matrimonio è una cosa sacra, non va contaminata. E quindi sarebbe una così bella cosa se tutti i cristiani, quando si sposano, offrissero a Dio un fioretto, che nelle prime tre notti di matrimonio non fanno l'amore. E così si dimostra che il matrimonio non si fa per brutale libidine, ma invece per uno scopo santo. Nella diocesi di Amiens, come in altre diocesi, ci sono dei periodi in cui i vescovi riescono a far passare questo principio. Poi, come sempre succede nel Medioevo, quando la gente si stufa, dicono al vescovo: ma se pagassimo invece? E allora il vescovo dice: ma benissimo, pagate. E quindi c'è una tassa per cui quando ti sposi devi pagare un fiorino se vuoi fare l'amore già la prima notte. Agli occhi dei giuristi dell'età moderna, questa roba è la prova provata che anche la Chiesa esigeva lo ius prime noctis. Finalmente, nel Medioevo credevano che la Terra è piatta, lo sanno tutti. Qui vi citerò una fonte autorevolissima che conosciamo tutti molto bene, che è il film di Walt Disney La spada nella roccia. Come sapete, nella Spada nella roccia c'è il personaggio meraviglioso del mago Merlino, che a un certo punto viaggia nel futuro, poi torna nel Medioevo, è stato sulla spiaggia di Malibu, se non sbaglio, agli occhiali da sole, i Bermuda, e racconta a Semola le cose meravigliose che ci sono nel futuro. E fra le altre cose il mago Merlino dice a Semola: un giorno scopriranno che la Terra è rotonda. Ma d'altra parte ci sono anche oggi dei siti, andate a vedere, ci sono dei siti fantastici di associazioni, specialmente devo dire di associazioni anticlericali, che probabilmente avrebbero anche motivo di fare delle belle cose, ma invece si intestardiscono su questo, che premono su come appunto la Chiesa nel Medioevo opprimeva la gente e era fautrice di ignoranza. Vi leggo qualche riga da un sito. Vabbè, non vi dico neanche come si chiama, comunque. La Chiesa cattolica accusava, processava, escomunicava e perfino arrostiva chi sosteneva che la terra non fosse piatta. In quegli anni pieni di ignoranza c'era chi dava in escandescenze solo a sentir parlare della possibilità che il mondo fosse rotondo. Ma quello era il Medioevo, dice il sito. Oggi nessuno sosterrebbe l'idea che la Terra è piatta, vista l'evidenza del fatto che ci possiamo girare intorno, eccetera, eccetera.
Dunque rimane assodato che questa idea che nel Medioevo la Chiesa imponesse di credere che la Terra è piatta è un'idea largamente diffusa. Aggiungerò che uno dei motivi per cui questa cosa della Terra, ma sto per dirvi una cosa che sapete tutti, è inutile, ma dico lo stesso. Uno dei motivi per cui questa idea della Terra piatta è così presente nel nostro immaginario è Cristoforo Colombo. Perché bene o male tutti pensiamo o abbiamo pensato quando eravamo piccoli che Cristoforo Colombo abbia fatto fatica a far accettare il suo progetto perché lui sosteneva che la Terra è rotonda e che quindi si poteva buscare il Levante por el Poniente, partire verso ovest e arrivare a est facendo il giro, e appunto nell'immaginario collettivo è ben presente questa idea che non gli volevano dare i soldi perché gli dicevano: ma sei scemo, la Terra è piatta, e quindi se vai avanti verso ovest a un certo punto cadrai giù. Questa cosa è diffusissima. Io adesso oggi non ho portato delle diapositive, ma c'è per esempio, è pieno di vignette che scherzano su questa cosa. C'era anche un famoso numero di Topolino, in cui Topolino faceva Cristoforo Colombo, e ci sono una vignetta in particolare che ricordo, in cui si vede la Terra che è piatta e le caravelle di Colombo che arrivate al bordo precipitano giù e i marinai che gridano a Colombo: ah, così era rotonda, eh? Ecco. Ora, in realtà, io qui potrei anche non farla troppo lunga, perché basterebbe che vi leggessi un passo di Tommaso d'Aquino. Avete presente San Tommaso, Summa Theologica, il più grande maestro del XIII secolo, la massima autorità dell'insegnamento della Chiesa. Proprio nelle prime righe del suo grande trattato, la Summa Theologica, parte prima, questio prima, sono proprio le prime righe, Tommaso d'Aquino, siamo nel 200, si imbarca nel seguente discorso. Lui vuole spiegare al suo lettore che le scienze sono diverse e che ogni scienza ha un suo modo per arrivare alla conoscenza del mondo. Ci sono modi diversi. L'astronomo ragiona in un modo, il fisico in un altro, il matematico in un altro ancora, no? Però tutti arrivano alla conoscenza della stessa realtà. Imbarcandosi in questo discorso, San Tommaso dice, più o meno, traduco molto liberamente dal latino, bisogna dire che i modi di conoscenza sono prodotti dalla diversità delle scienze. Perché l'astrologo e il fisico, per esempio, dimostrano la stessa conclusione, poi lui vuole continuare dicendo in modi diversi, ciascuno col suo metodo, ma arrivato lì, San Tommaso gli viene in mente, ci metto un esempio, pensa a un esempio di una cosa ovvia, che tutte le scienze dimostrano ciascuna a suo modo, una cosa così ovvia ed evidente che il suo lettore capisca subito e passi oltre. E qual è la cosa più ovvia e evidente che viene in mente a San Tommaso come esempio? Perché l'astronomo e il fisico dimostrano la stessa conclusione, per esempio, che la Terra è rotonda, ciascuno a suo modo, l'astrologo per mezzo della matematica, il fisico per mezzo... Ecco. Quindi, quando San Tommaso, massimo dottore della Chiesa, ha bisogno di pensare a una cosa così ovvia che tutti lo sanno, la prima cosa che gli viene in mente è la Terra è rotonda. Potrei anche finire qui a questo punto, infatti non ne ho più per molto, però, come dire, rincariamo. San Tommaso è nel XIII secolo, siamo ormai fuori dai secoli oscuri dell'Alto Medioevo, fosse mai che nei secoli oscuri dell'Alto Medioevo non avevano le idee così chiare, per l'appunto. Beda, VII secolo, De Natura Rerum. Noi chiamiamo la Terra globo, non perché non ci siano delle irregolarità di pianure e montagne, ma perché se consideriamo tutto l'insieme, la circonferenza della Terra rappresenta un globo perfetto. Andiamo avanti verso il basso Medioevo,
tanto per moltiplicare gli esempi, un trattato francese del 200, L'Image du Monde, la terra è rotonda come una palla. Notate che deve dire come una palla, perché la terra è rotonda, che a noi sembra una cosa così ovvia, non è in realtà una descrizione veramente soddisfacente. Mi viene in mente, anche qui non ho portato la vignetta, ma c'era una striscia della vecchia serie del mago The Wizard of Id, non so se l'avete presente, è quella ambientata nel Medioevo, una serie comica col piccolo re cattivissimo, il mago, eccetera. In quella serie c'è una strip in cui i dotti discutono per sapere se la terra è rotonda oppure è piatta e chiedono al re di decidere lui. Il re si ritira, poi torna, tiene in mano qualcosa che non si vede e dice, il re dice, ho il mio verdetto pronto, la terra è rotonda ed è anche piatta, io la chiamo la teoria della pizza. E dunque rotonda non è sufficiente in effetti per rendere il concetto, ecco perché nel XIII secolo L'Image du Monde sente il bisogno di dire la terra è rotonda come una palla. Nel 400 Pierre Dailly, se non ci fossero ostacoli potremmo camminare tutto attorno al mondo come una mosca su una mela. E finalmente vi citerò ancora il titolo del più importante trattato medievale di astronomia dedicato alla forma della Terra, il trattato di un monaco inglese che si chiama Giovanni di Sacrobosco. Poi Sacrobosco è la traduzione inglese di Hollywood naturalmente, ma questo non c'entra. E Sacrobosco scrive questo trattato diffusissimo, uno dei primi libri stampati già nel 1471, un libro che tutti quindi avevano letto, i dotti, che c'era in tutte le biblioteche, i dotti di Salamanca che hanno discusso con Colombo se avevano letto un libro, era quello. Il trattato del Sacrobosco sulla forma della Terra si intitola Tractatus de Sfera, perché ovviamente la Terra appunto ormai è assodato. Ma d'altra parte potrei anche dirvi una cosa, non c'era bisogno di tutto questo mio discorso per tanti motivi. Fate un esperimento andando a casa, guardando su internet, fate saltar fuori una qualunque immagine medievale di un imperatore medievale. Cosa ha in mano? Il mondo, che è una sfera ovviamente, ci può essere sopra una croce perché naturalmente la religione cristiana è destinata eccetera eccetera, ma l'imperatore medievale, come del resto quello tardo antico, ha in mano una sfera. Allora naturalmente qui, come dire, c'è un problema che nasce di nuovo per la terza volta, ma se è così ovvio, come mai tutti crediamo invece che nel Medioevo avessero in mente la terra piatta? E qui è ancora più recente l'origine di questa frottola, è sempre colpa di Cristoforo Colombo e degli americani, perché è in America nel XIX secolo che viene inventata di sana pianta la storia, no, inventata no, nella realtà Cristoforo Colombo, quando è andato dalla regina a chiederle dei soldi per finanziare una spedizione, la regina abbastanza logicamente ha detto ma magari ci pensiamo un pochino, ha nominato una commissione per analizzare la faccenda, la commissione ha lavorato per anni, non c'è mai stato il famoso, ecco, nell'Ottocento in America i biografi di Colombo inventano di sana pianta l'idea, non una commissione che ha lavorato per anni, eccetera, eccetera, tra l'altro c'erano degli amici di Colombo in commissione che facevano lobbying per fargli dare i soldi e altri. No, hanno inventato la scena dei dottori di Salamanca, che tutti conosciamo, che è rappresentata anche sulle porte del Campidoglio a Washington. E quindi questa idea, tutti questi dotti medievali, attardati e antiquati, e Colombo che arriva davanti a loro con le sue idee nuove e brillanti. Lì, in particolare, c'è un libro di un famoso scrittore americano dell'Ottocento che si chiama Washington Irving, che scrive una vita di Colombo per il grande pubblico, di grandissimo successo, e lui lì si inventa letteralmente questa scena di Colombo, che rappresenta il futuro naturalmente, e anche l'America in un certo senso, di fronte ai dottori di Salamanca che rappresentano il vecchio mondo,
E Colombo che fa mille ragionamenti brillanti, fra cui appunto il fatto che la Terra è rotonda, mentre i vecchi dottori di Salamanca, medievali ed europei, non ci vogliono credere. Poi alla fine naturalmente l'America vince, il futuro vince, i soldi glieli danno e Colombo, si dimostra che Colombo aveva ragione. A partire da quel momento la potenza di questo mito nell'immaginario americano, nella scuola, nei cartoni animati, dappertutto, nella pittura, pieno di raffigurazioni di questa scena, ce l'abbiamo in testa tutti. Colombo e i dottori di Salamanca, e quindi nel Medioevo credevano che la Terra fosse piatta. Dopodiché, due ultime considerazioni. Una, c'è un'epoca caratterizzata dal fatto che alcune persone pensano che la Terra sia piatta, è la nostra. Se andate su internet a cercare il sito della Flat Earth Society, la società della Terra piatta, troverete che esiste questa e anche altre associazioni con migliaia di soci, i quali fanno un'attiva propaganda per dimostrare che la Terra è piatta. Fa parte ovviamente delle cose del tipo: siamo tutti vittime di un complotto. Ci fanno credere che l'uomo è andato sulla Luna, ci fanno credere che sono cadute le Torri Gemelle, ci fanno credere che la Terra è rotonda. In realtà non è vero, è piatta. La società della Terra piatta, che prospera tuttora, nasce alla fine dell'Ottocento, in America, giustamente, il paese più avanzato e moderno del mondo. Lì per la prima volta nella storia viene pubblicato un libro che nel Medioevo non avrebbe mai pubblicato nessuno, Le 100 prove che la Terra è piatta, di William Carpenter. È un libro fantastico. La prima prova è la seguente: basta salire su un pallone e guardare giù, si vede che è piatta. Ce n'è anche una bellissima, però, ecco, questa qui io mi sono dimenticato di farlo, potevo farlo come esperimento, vi potevo dire che un autore medievale ha scritto queste parole, ci sareste cascati tutti. Gli esseri umani richiedono una superficie su cui vivere, che in genere deve essere piatta, e poiché il creatore onnisciente deve essere perfettamente consapevole delle necessità delle sue creature, ne consegue che, essendo un creatore infinitamente saggio, ha fornito alle sue creature tutto ciò di cui avevano bisogno. Questa è una prova teologica che la Terra è piatta. Se vi avessi detto che era Tommaso d'Aquino, secondo me ci avreste creduto. Invece William Carpenter di Baltimora nel 1880, mentre intorno ci sono l'elettricità, il treno, ecco, l'aereo. E questa è una cosa. L'altra cosa è che, per chiudere, forse dovremmo anche ricordare cosa avevano quelli della commissione della regina Isabella da contestare a Colombo. Perché non gli volevano dare i soldi? La verità è che Colombo aveva sbagliato completamente i calcoli. Un po' li aveva sbagliati, un po' li aveva truccati. Perché voi capite in cosa consiste il discorso. Io partirò da Palos, anzi, poi Colombo il conto l'ha fatto dalle Canarie, così si guadagna un pezzo. Partirò dalle Canarie, farò il giro e arriverò in Giappone. Si può fare. Dice: ma sei sicuro che si può fare? Guarda che la Terra è grande. No, dice Colombo, io ho fatto i miei calcoli, si può fare assolutamente. È stata ricostruita questa storia, ci sono i ragionamenti di Colombo, la sua corrispondenza. Colombo ha consultato i trattati di geografia, ha barato sulle miglia, ha scambiato le miglia terrestri, quelle marine, prendendo sempre quelle più corte. Ha barato in vari altri modi e finalmente è arrivato a calcolare che, secondo lui, dalle Canarie al Giappone c'erano 4.450 chilometri, equivalente in misure dell'epoca. 4.450, sapete quanti sono in realtà? 22.000. Cioè Colombo credeva che la Terra fosse un quinto di com'è davvero. E gli altri gli dicevano: ma guarda che ti sbagli, c'è Tolomeo che ha calcolato. Ecco, avevano ragione gli altri. Poi, siccome Colombo era molto ben introdotto, aveva dei forti amicizie a corte, gli hanno dato i soldi. Ma se non andava a sbattere nell'America, morivano tutti di sete nel mezzo dell'oceano. La sua grande fortuna è stata che c'era l'America, cosa che lui non sapeva neanche lontanamente, e quindi si sono salvati e la storia del mondo è cambiata. Ma avevano ragione quelli che non volevano dargli i soldi, cioè i medievali, per l'appunto, che la sapevano più lunga di lui. Grazie.
Lasciamo 10 minuti un dibattito. Allora, ringrazio, penso a nome di tutti, il professor Barbero per questa bella, divertente e frizzante relazione, e quindi dichiaro aperto il dibattito per chiunque volesse fare una domanda, curiosità. Volevo fare un'osservazione sul mille non più mille. Perché 15 anni fa c'è stata una certa polemica anche sui giornali sull'inizio del terzo millennio. Sì. E ha vinto la tesi che il terzo millennio è cominciato il 1 gennaio del 2001 e non del 2000. Quindi l'anno, il primo millennio è finito il 31 dicembre dell'anno 1000 e non nel 999. Quindi avevano, se lo sei, erano consapevoli, avevano ragione di non preoccuparsi tanto durante l'anno 999. Grazie. Allora, dunque lei ha ragione, il che implicitamente lei mi sta dicendo che devo andare a cercare dei documenti del 31 dicembre 1000 per essere proprio sicuro. Ha perfettamente ragione, anche se questa, come sa, è una cosa controintuitiva, nel senso che noi tendiamo a pensare che quando scatta il numerino sia finito il millennio. In ogni caso direi che gli studiosi ottocenteschi che hanno invece avallato questa leggenda pensavano al 999 come ultimo anno. Carducci dice proprio il primo giorno dell'anno 1000, quindi anche lui non aveva fatto il conto come sarebbe matematicamente giusto, come l'ha fatto lei adesso. Qualcun altro? Si sente, sì. Volevo fare una considerazione riguardo alle bufale. Se io chiedo a ciascuno di voi di citarmi la frase più famosa di Galileo, ovviamente tutti mi risponderete, eppure si muove, no? La frase che Galileo ha pronunciato dopo la biura delle sue tesi. Però non tutti sanno che la frase di Galileo che ho appena citato se l'è inventata Giuseppe Baretti, che era un redattore della Frusta Letteraria, che era una rivista del Settecento illuminista e anticlericale. Quindi quello che volevo chiederle è, lei ci ha dimostrato che gli errori e le bufale sono stati costruiti magari anche da errori di giuristi, di avvocati o di cronisti, ma l'anticlericalismo che ruolo effettivo ha in questa costruzione? Può avere un ruolo, così come il clericalismo può avere un ruolo nella demolizione di queste cose. Nel caso, fra i tre esempi che io ho citato, senza dubbio è il tema dei terrori dell'anno 1000, quello in cui è più evidente, ma del resto l'ho detto, insomma l'azione di una cultura anticlericale che tende a associare il fenomeno religioso alla superstizione comunque. Ma è curioso anche appunto il rovesciamento di questa cosa. Sui terrori dell'anno 1000, nel Novecento la storiografia ha fatto tutto un lavoro per dire no, è un'invenzione che la gente in quei giorni fosse lì che tremava. Però la storiografia del Novecento, penso a Duby per esempio, ha anche sempre detto, è vero però che nel clima culturale, nella sensibilità di quei secoli, una certa paura della fine del mondo comunque c'era, non legata magari al mille, però movimenti millenaristici c'erano, sette millenaristi che profeti che annunciavano la fine del mondo ogni tanto c'erano, in genere la Chiesa li faceva star zitti, quindi questo va detto, però comunque la storiografia novecentesca manteneva un po' questa idea di un clima favorevole a queste cose. Di recente è uscito un libro di uno storico francese che si chiama Sylvain Guggenheim, un medievista, cattolico, impegnato e integralista, il quale ha sentito il bisogno di scrivere un libro per dire non è stata demolita abbastanza questa leggenda dell'anno 1000, perché comunque continuate a dirci che c'era la superstizione, la paura della fine del mondo, non è vero neanche questo, sono sintomi insignificanti, è tutta un'idea
culturalmente costruita quella che l'epoca fosse comunque incline a questi timori, non è vero niente. Pensi che Guggenheim è uno che è diventato famoso in Francia e ha suscitato polemiche enormi con un libro intitolato Aristote au Mont Saint-Michel, Aristotele al Mont Saint-Michel, in cui affrontava il seguente argomento. Mi spiego. Abbiamo tutti studiato a scuola che nel Medioevo l'eredità della filosofia greca ci è stata trasmessa dagli arabi. Sono gli arabi, Avicenna, Averroè, che traducevano Aristotele, e poi dall'arabo queste cose sono state poi di nuovo tradotte in latino e sono entrate in circolo nella nostra cultura medievale. Guggenheim, partendo dalla scoperta di qualcosa di vero nella singola scoperta, ci deve essere un manoscritto tradotto al Mont Saint-Michel direttamente dal greco in latino, senza l'intermediario arabo. Su questa base Guggenheim ha scritto un libro estremamente polemico, spingendo all'estremo quello che al massimo poteva essere un piccolo spunto, per sostenere che non è vero niente, che noi agli arabi non dobbiamo niente, è una bufala che sono gli arabi che hanno trasmesso la cultura greca antica al Medioevo latino, il Medioevo latino faceva da sé, non aveva nessun bisogno degli arabi, e poi già che c'era Guggenheim dice anche, e del resto la lingua araba non è adatta a esprimere concetti astratti, gli arabi non sono portati per la filosofia, e quindi ecco, lei capisce, un autore così in Francia ha provocato polemiche enormi, lo stesso autore è intervenuto sulla leggenda dell'anno 1000. Quindi ancora oggi può esserci uno scontro ideologico fra clericali e anticlericali su queste cose. Sì, volevo solo chiedere se il fatto che la Terra fosse rotonda fosse già noto nel Medioevo, no? E come mai poi queste teorie non si sono affermate o sono state, direi, soffocate solo dall'Inquisizione? Perché non si sono affermate, direi, negli anni del primo Rinascimento? Ma guardi che il punto della Terra rotonda non è mai stato messo in discussione. Galileo, che veniva citato prima, ha avuto le sue grane, ma lì il problema era se la Terra sia immobile al centro dell'universo, perché Dio l'ha creata per l'uomo, l'intero universo è al servizio dell'uomo e quindi la Terra è al centro di tutto e l'universo le gira intorno, o invece, come a un certo punto gli astronomi hanno cominciato a dire, non tornano i conti, se uno usa quel modello lì ci sono troppi movimenti celesti che non funzionano, mentre invece le cose che noi vediamo, dicono gli astronomi a un certo punto, nel 500, nel 600, tornano molto meglio se ci immaginiamo quello che noi ci immaginiamo ancora oggi, e cioè che il Sole sta fermo e la Terra gli gira intorno. Su quello la Chiesa ha fatto moltissima fatica ad accettare le teorie scientifiche, perché su quello sembrava proprio che nella Bibbia fosse detto il contrario. Al di là del fatto generale, culturale, che era uno shock enorme per i cristiani scoprire di non stare in un bel posto fermo, creato apposta per noi da Dio, ma su un sassolino sbattuto nell'universo che gira. No, ecco. Ma al di là dello shock, c'è proprio nella Bibbia più di un passo, non so, Giosuè ferma il sole. Se Giosuè ferma il sole, dicevano i teologi, è perché il sole si muove. Ora, la Chiesa quindi di fronte a questo faceva fatica, anche se ha fatto il possibile per arrivare a una mediazione, perché è affascinante vedere come la Chiesa ha sempre compreso di tutto, come qualunque organismo, c'erano degli imbecilli e c'era gente molto in gamba dentro. Nella Chiesa che si confronta con gli scienziati moderni ci sono degli sforzi eroici per arrivare a trovare la quadratura del cerchio. A Galileo, prima di farlo abiurare, il cardinale Bellarmino, capo del Sant'Uffizio, a un certo punto gli fa una proposta che vista oggi è straordinariamente moderna, nel senso che il cardinale Bellarmino a Galileo dice: tu non puoi dire la Terra gira intorno al Sole e il Sole sta fermo, perché noi non siamo d'accordo, però
però se vuoi tu puoi insegnare ai tuoi studenti e dire: immaginiamo che la Terra giri intorno al Sole e il Sole stia fermo. Quali conseguenze matematiche e astronomiche ne possiamo ricavare? Usiamo questa ipotesi a puro fine speculativo. E il cardinale Bellarmino dice: questo lo puoi fare. E Galileo diceva: no, è vero, non è un'ipotesi. È paradossale, io ricordo ancora oggi il mio professore di fisica al liceo 40 anni fa che ci diceva, lui parlava con la R, e ci diceva: non era moderno Galileo, era moderno il cardinale Bellarmino. Lui forzava un po' le cose, però è per dire che su questo lo scontro c'è stato. Sul fatto che la Terra fosse rotonda nessuno ha mai avuto il minimissimo dubbio, lo dice San Tommaso, e lo dice non perché si ponga il problema ma come una cosa, quindi quello non era, la rotondità della Terra non era in nessun modo in discussione e non c'è mai stato un inquisitore che si sia sognato di discutere di quello, ecco. Volevo chiedere, almeno nel passato, nell'antichità greca, c'è mai stata la convinzione che la Terra fosse piatta, magari a livello popolare come leggenda, come folklore, cioè non c'è mai stata questa convinzione, è stata proprio inventata. Ma dunque, nessun periodo storico. Allora, cioè, per via delle colonne d'Ercole, del fatto che a un certo punto loro pensavano che il mondo finisse lì. Eh sì, ma che finisse appunto, però non nel senso che si precipitava, ma che poi lì c'erano le bocche dell'inferno, il monte del purgatorio, altre cose del genere. Cioè la preoccupazione, a parte che parliamo anche qui di preoccupazione dei dotti, ma se lei cita le colonne d'Ercole, la preoccupazione era che non ci fosse più una terra emersa dopo le colonne d'Ercole e che quindi non si andava da nessuna parte e che a un certo punto si moriva di fame e di sete oppure peggio ancora bruciati dal sole, perché si pensava che andando avanti, non sto a farle la complicatissima versione completa della cosa, ma si pensava che andando avanti il clima diventasse sempre più caldo. Dopodiché cosa pensava il contadino che andava ad arare il suo campo? È difficile saperlo. Sicuramente ci sarà stata tanta gente che non si era mai posta il problema e che se il parroco gli diceva guarda che la terra è rotonda avrà detto ma no, ma asmianè, non mi va, ma comunque ecco. Però nella nostra civiltà dal greco-romana e poi medievale non c'è mai stato nessuno che l'abbia messo in dubbio per iscritto, ecco. I popoli mesopotamici mi pare di aver letto, non ne so niente, ma mi pare di aver letto che invece se la immaginavano piatta, e gli ebrei, a giudicare dalla Bibbia, sembrerebbe che se la immaginassero piatta, però anche lì è talmente vago che appunto la Chiesa non ci ha mai insistito molto. Invece una cosa di cui si sa che la brava gente non ci voleva credere era che esiste della gente dall'altra parte della terra. Il che fra l'altro dimostra che la brava gente sapeva benissimo che la Terra è rotonda, ma quando qualcuno gli diceva, e quindi sai, pensaci bene, se la Terra è rotonda, noi stiamo qua sopra, ma dall'altra parte ci sarà ugualmente qualcuno. E la gente diceva, ma figurati, cadono. E di questo ci sono testimonianze nell'antichità, ne parla Plinio, e nel Medioevo. Qualcun altro? Allora, io... Ferdinando, c'è lì una mano alzata. Ah, sì, sì. Ah, scusa. Allora, io direi forse le ultime tre, ancora 5 minuti. Io ho ancora 5. Sì, poi scusatemi, io. Aspetta, fatemi vedere a che ora ho il treno. Dello Ius Prime Noctis mi pareva di aver sentito da qualche parte che fosse una bufala nata molto più tardi, soprattutto con l'eversione della feudalità dopo la Rivoluzione Francese. È una storia lunga e complessa, che è stata tra l'altro anche ben studiata, c'è un bel libro di Alain Bourreau che analizza questa cosa, ed è una storia di cui io vi ho raccontato alcune delle prime tappe. La testimonianza più antica che io conosca è il racconto del re Baccini nella Cronaca di Cuneo, che essendo di fine 400 è più antico evidentemente delle polemiche settecentesche. Dopodiché non c'è dubbio, un pezzo della storia su cui non mi sono più soffermato è che come i giuristi del Rinascimento, così i giuristi e i filosofi del Settecento, nella ansia di dire che il passato era tutto sbagliato e quindi andava superato, nell'ansia di dire che bisogna fare le riforme e rottamare tutto il vecchio, anche nel Settecento, nella polemica antifeudale, si è insistito molto su quello. Però non nasce lì, perché appunto ci sono testi come quelli che vi ho fatto vedere, che sono precedenti. Scusate, io però non ho ancora visto esattamente, 19:25, ok, 5 minuti ci possono stare.
Un piccolo inciso scientifico: chiunque sia stato in mare aperto capisce che la Terra non è rotonda perché si vede a occhio nudo che per esempio le montagne iniziano ad andare dietro l'orizzonte. Quindi, capisce che la Terra non è piatta. Che non è piatta. Ha avuto un lapsus. Che non è piatta perché si vede a occhio nudo proprio. Già i greci. Sì, ma infatti è un argomento molto usato dagli astronomi antichi. Si vedono che le stelle cambiano posizione, quindi c'è abbastanza evidente anche per chi ha ozze conoscenze di geometria. Ma a parte questo, una cosa che mi ha molto colpito leggendo la storia medievale è che, per esempio, quando si chiede nei processi, che sono un'altra fonte di documenti, quanti anni ha il testimone, questo risponde o circa 40 anni, perché c'era talmente poca uso della tracciabilità scritta, anche delle nascite, cioè non è che uno andava in giro con la carta d'identità, quando uno nasce lo registra l'anagrafe. E quindi mi è parso di capire che uno dei problemi della conoscenza della storia sia reperire le fonti, reperire fonti certe. Ora voglio ribaltare la questione: se si è riusciti a produrre dei mostri come queste conoscenze della Terra piatta, lo Ius Primae Noctis, in un'epoca in cui c'era ampio spazio su cui ricamare, cosa può produrre un'epoca come la nostra, in cui invece anche i muri producono 10 versioni diverse della realtà a cui assistono, in cui c'è una proliferazione di testimonianze che sono copia di copia di copia, oppure finte testimonianze che si riferiscono ad eventi diversi? Come può la storiografia evolvere in un'epoca in cui la produzione di fonti è diventata praticamente anarchica, rispetto ad un'epoca come il Medioevo, in cui invece c'è un forte centralismo della produzione di documenti scritti? Ma dunque, se ho capito bene, la sua domanda è del tipo: come farà fra 50 anni uno storico che voglia studiare gli avvenimenti del 2015, visto che, e questa è la domanda, a questo io devo dire, posso rispondere con grande sollievo, non è un problema mio, ma dopodiché il problema si pone già prima, sa? In realtà, per chi come me è abituato a studiare il Medioevo e quindi è abituato all'idea che tutto sommato con fatica, dato un problema di storia medievale, è possibile vedere tutte le fonti possibili e poi passi il tempo a dispiacerti che se ne siano perse troppe, che ci sono troppi buchi, troppe lacune, però poi si arriva un momento, e direi che grosso modo è il XIX secolo, in cui il problema si ribalta. Già nel XIX, quando io voglio studiare un problema di storia dell'Ottocento, le fonti sono assolutamente troppe per poter pensare di vederle tutte, e quindi è necessaria una disciplina della tua ricerca che ti faccia capire dove devi muoverti e quando devi fermarti. Per dire, se io studio una battaglia medievale, io mi occupo molto di storia militare, con molta fortuna potrei sapere i nomi di 2, 3, 4, 5, 10, 15 nobili signori che hanno partecipato a quella battaglia e andare a verificare ognuno di loro chi era e così via. Se io studiassi la battaglia di Caporetto, io potrei sapere il nome di ognuno dei 600.000 soldati italiani che hanno partecipato alla ritirata di Caporetto e se è stato fatto prigione. È ovvio che non lo devo fare, naturalmente, no? Devo fare qualcos'altro, non posso pensare di schedarli tutti a 600.000 e poi cominciare a riflettere su che uso fare di quella roba lì. Quindi direi che il problema c'è già, dopodiché per quanto riguarda l'oggi non è tanto forse la produzione di innumerevoli fonti quanto la loro conservazione. Perché la roba che sta su internet non c'è poi nessuna garanzia che sarà ancora lì e sarà fruibile fra qualche decennio. E quindi lei scuote la testa per dire che sto dicendo delle stupidaggini o che non le ho risposto? Lei informatico ci garantisce che... Altra leggenda, secondo me, che verrà smentita dai fatti, cioè secondo me sono molto più affidabili i supporti tecnologici per un motivo molto semplice: la copia non richiede produzione di materiale. Lei pensi ai suoi documenti che ha nel suo computer, è molto probabile che ce ne siano più copie in giro, magari su una chiavetta o su un supporto di cui si è dimenticato. Non esiste per esempio un frate che cancella le pergamene per scriverci sopra altri fatti, come succedeva spesso, per esempio. La distruzione del supporto è molto più improbabile. Ma io sono molto contento di sentire questo e spero ardentemente che sia così, perché non è questione di leggende quanto dei timori che noi oggi abbiamo. E dopodiché, voglio dire, se un sito chiude, e
Noi oggi possiamo andare sul sito dell'ISIS e vedere, o non so se possiamo ancora veramente, fino a qualche settimana fa potevamo andare a vedere, però resta da vedere se in futuro queste cose rimarranno facilmente accessibili. Che voi abbiate questa fiducia mi rallegra molto e spero che abbiate ragione ardentemente. Ultima domanda. Eh sì. Rispetto ai falsi miti che lei ha indicato, come facciamo noi a, diciamo, scoprirli, a capire che sono falsità, tipo, non so, anche cose successive, tipo i falsi protocolli di Sion? Cioè, chi ci dice qual è la verità, in effetti, in fin dei conti? Allora, guardi, se uno semplicemente legge delle cose per suo piacere e non ha modo di investire molto tempo per le verifiche e i controlli, non è così facile, indubbiamente, e molto dipende dal fatto di avere fiducia nell'autore che stiamo leggendo, così via. Peraltro, un criterio che, se uno ha voglia di investirci un pochino più di tempo e di attenzione, è comunque una prima guida, è che in un libro di storia non divulgativo qualunque affermazione è corredata di una nota in cui si dice: io, autore del libro, ti dico come faccio a sapere questa cosa. E allora, chiaramente dipende dal tipo di libro, al pubblico a cui ci si rivolge e così via, ma quando uno ha dei, vede affermare una cosa, ecco, è successo questo, già che chi te lo dice ti permette di sapere che lo sa perché l'ha trovato in un documento che sta nel tale archivio e così via. Non so, a me è capitato di studiare di recente una delle tante bufale che circolano nell'Italia di oggi sul Risorgimento, e cioè l'idea di uno sterminio di soldati meridionali fatti prigionieri dall'esercito sabaudo e sterminati. Lì, con tutta la buona volontà, non c'è nessun libro o articolo o sito internet che riporti questa bufala, che ti dica: io questo lo so perché c'è un documento nel tale archivio che parla di questo, oppure anche soltanto: io questo lo so perché un articolo di giornale dell'epoca ne parla. Zero. E quello uno, se è interessato all'argomento, anche da semplice lettore se ne può rendere conto. Dopodiché mi rendo conto che è una questione complessa, ma l'unica cosa è quella: sapere se chi ti dice una cosa ti dice anche come fa a saperla. Ecco. Bene, io mi scuso ma devo partire, quindi grazie.